Signori miei, il Napoli si riprende subito la sua corsa dalla prima sconfitta in campionato, non in stagione, che abbiamo già perso con Liverpool. E avevo detto che Genova era sicuramente una partita importantissima, era il primo vero crocevia della stagione, è stato superato. Non molto bene, è stato superato bene perché comunque si è vinto. Sembrata un po' una partita sulla falsa riga di quella dell'anno scorso che si giocò a Napoli. Finì 1-0 con gol di quell'attaccante sublime che è Petagna. E invece questa volta è finita 2-0. Che c'è da dire? Non abbiamo alla fine mai accelerato troppo. Devo essere sincero, la superiorità numerica non si è neanche troppo percepita perché la Sampdoria aveva impostato una partita ovviamente di catenaccio, di difesa, come del resto aveva fatto l'Inter. Non è cambiato ovviamente poi l'impostazione della partita su un'espulsione che c'era nettissima. Non capisco perché si è protestato così tanto. Rincon è rimasto in campo una mezz'oretta prima di uscire, l'avevano pure ricontrollata al VAR, cioè era un'espulsione poi chiara, netta, vabbè. I due rigori per me ci sono tutti e due, quindi c'è poco da dire, c'è poco da discutere. Stankovic può lamentarsi quanto vuole, ha vinto una partita in Serie A, si stesse zitto al posto di lamentarsi così imparasse ad allenare, vabbè. Comunque, chiusa questa parentesi, era una partita sicuramente difficile sia per comunque quanto già detto con l'Inter, perché era la prima sconfitta, erano arrivate le prime critiche, dovevi dare poi una risposta importante. Se avessi perso o pareggiato, comunque potevi entrare in un loop di critiche, l'ambiente poteva iniziare a rivoltarsi, un ambiente che comunque è stato così compatto fino ad ora, ma era una partita difficile anche perché comunque l'ambiente Genova, sponda Sampdoria non è mai facile, sono sempre. Siamo sempre in un'arena là. Strano che non ci siano stati casi di cori contro i napoletani, che c'è ogni anno. A Genova viene interrotta la partita per cori contro di noi. Oltre questo, però, ovviamente c'era anche il fattore Vialli e il fattore Mihajlovic, comunque erano sicuramente due bandiere della Sampdoria. Quindi è stato anche bello quello che hanno fatto nel pre-partita. E comunque, tornando al campo, Napoli che come ho detto non mette mai in dubbio la propria alla fine superiorità, non rischiamo praticamente nulla contro una squadra che si capisce perché è terz'ultima in classifica, perché non ha giocatori all'altezza, ha un centrocampo che con tutto il rispetto secondo me è il peggiore della Serie A, Rincon e Vieira, Leris, Verre, cioè sono giocatori non da Serie A, secondo me, centrocampo della Cremonese, che è un centrocampo scarso, forse è meglio di quello della Sampdoria. E poi, vabbè, certo, avevano prima un allenatore come Giampaolo, che certo non è tra i migliori, è tra i peggiori sicuramente, però cambiarlo con Stankovic, una decisione veramente visionaria, tant'è che ha vinto una partita e poi le ha perse tutte. E sono terz'ultimi a 9 punti, quindi vabbè. Si opera sempre molto bene nelle squadre di Serie A. Comunque, e ho detto, alla fine ci mettiamo quel poco che serve per portare a casa i 3 punti, cosa che dimostra anche alla fine la maturità di questa squadra che poteva anche entrare un po' in crisi perché dopo la sconfitta con l'Inter poi sbaglia anche il rigore, quindi il vecchio Napoli questa partita non l'avrebbe vinta. 1-0, fai difficoltà a fare il secondo. Infatti io avevo paura, ho detto qua arriva la siringa 1-1 e finisce così, invece abbiamo fatto il 2-0, quindi questo dimostra anche la crescita mentale della squadra. Passerei alle pagelle per poi fare un'analisi più approfondita dei singoli. Meret sei più, nulla da dire, ha fatto una parata a un certo punto che secondo i telecronisti la poteva bloccare, vabbè. Per trovare il pelo nell'uovo quando in realtà non era neanche vero, ma vabbè, sempre pure per evidenziare la competenza dei giornalisti in generale. E poi Mario Rui, secondo me, è stato il migliore in campo.
un giocatore che è cresciuto tantissimo negli ultimi 2 anni con Spalletti, è un giocatore che io non potevo vedere fino all'arrivo di Spalletti. Con Sarri, con Ancelotti, con Gattuso non mi è mai piaciuto Mario Rui, sono sempre stato contro. Invece quando è arrivato Spalletti è un giocatore di cui mi fido parecchio anche dal punto di vista difensivo, poi è un giocatore tecnicamente, questo si è sempre detto ma è sotto gli occhi tutti, è un giocatore tecnicamente molto forte e lo dimostra col sesto assist stagionale o sesto assist in Serie A, non lo so se poi in Champions ne ha fatti altri, comunque 7 più. Fatto una gran pennellata su Osimhen sul primo gol. La difesa, Kim 6, niente da dire. Cambio precauzionale poi al 45esimo. Speriamo che alla fine si riprenda per la partita con la Juve, perché sarà importante avere tutti, perché quella è la seconda partita più importante della stagione, e dopo quella di oggi, che comunque per i motivi detti era molto importante. E Jesus invece, vabbè, io sono anche un po' di parte. Gli do 6 e mezzo perché è un giocatore che a me piace molto, mi dà sempre tanta sicurezza, tanta tranquillità. Spero che rinnovi perché comunque è in scadenza, averlo come terzo o quarto centrale perché io penso che col tempo Ostigard comunque può ma deve salire nelle gerarchie, però Juan Jesus deve rimanere perché comunque è anche un uomo spogliatoio, un uomo di personalità, quindi oltre poi ad essere un ottimo difensore, a dare sicurezza, quindi Juan Jesus 6 e mezzo. Lorenzo oggi non mi è piaciuto tanto come non mi è piaciuto tanto con l'Inter, quindi 6 meno. Qualche passaggio, scusatemi, un po' rivedibile, qualche palla persa di troppo, però in crescita sicuramente rispetto alla partita con l'Inter, ma non che ci volesse assai. Il centrocampo invece è bene, sempre rispetto alla partita di San Siro c'è stato un miglioramento. Elmas 6 e mezzo, non era partito bene, poi comunque devo dargli sicuramente il voto si alza per il gol, tira un gran bel rigore, però per il resto fino al gol era stato abbastanza in ombra, sia da esterno sia da mezzala, non è che aveva trovato tanto la quadra. Lobotka 7. È inutile spendere altre parole all'Lobotka. A un certo punto perde una palla sanguinolenta nella metà campo avversaria, però poi mi sembra che recupera stesso lui. Ma comunque è un giocatore fondamentale per questa squadra. Anguissa 6 e mezzo, pure mi è piaciuto. A un certo punto è calato, ma si vedeva che fisicamente non ce la faceva più. Però bene, anche lui in crescita rispetto alla partita di Milano. L'attacco purtroppo il peggiore in campo è Quara, non gli ho dato un voto bruttissimo, gli ho messo 5 più, fosse stato probabilmente un altro giocatore, mi spiace dirlo, fosse stato magari un Elmas gli avrei messo un voto anche più basso, però male, 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 a un certo punto davanti al portiere la poteva sia tirare prima, sia passarla a Osimhen e non fa nulla e il portiere recupera la palla. Tanti a un certo punto ha fatto un colpo di tacco e si è preso solo lui, cioè se l'è bloccato da solo. Lo vedo anche un po' più non timido, ma un po' fuori posizione, cioè lo vedo un po' in cerca appunto del punto giusto in cui stare, che era invece una sua, secondo me, forza prima, sapeva bene dove mettersi, quando entrare dentro al campo, quando stare largo. Però ci può stare, come ho detto con l'Inter, è un giocatore che ha fatto fino adesso tutto bene, non ha veramente quasi mai sbagliato una partita. Ci sta che sbagli le prime due, che sia un po' sottotono, come ha detto Spalletti nel post partita. Lui comunque aveva avuto anche un infortunio, era stato fermo tanto, un infortunio anche non grave, però fastidioso, quindi si è allenato poi di meno rispetto agli altri durante la pausa. Quindi diamo tempo a Quara, non voglio iniziare a sentire che sia un pacco, che è sopravvalutato e tutto, perché veramente non distruggiamo un giocatore che è un fenomeno, perché è un fenomeno e l'ha dimostrato fino adesso. Ci sta una piccola flessione. Politano 5,5, non mi è piaciuto, oltre al rigore sbagliato, che vabbè, non pesa neanche troppo in realtà nella valutazione, però troppo prevedibile come al solito, lento, lezioso, non mi è piaciuto. Osimhen piglia 7, segna, fa un bel gol da centravanti vero,
capocannoniere della Serie A, penso, è arrivato il terzo anno in fila in doppia cifra. Per quello che ha giocato, direi che è anche un gran risultato. Quindi continuiamo a dire che Osimhen è scarso ed è il problema del Napoli. Senza Osimhen non si segna, senza Osimhen si segna di più, senza Osimhen si vince di più. Sì. Voglio sempre ricordare il leitmotiv di settembre e di ottobre, quando Osimhen non c'era, era questo. Adesso Osimhen che torna sarà un problema. Sì. Che problema che Osimhen in questo momento per gli altri, non per noi. I subentrati, Rachmani 6 e mezzo. Anche lui rispetto a 4 giorni fa si è certo, stava contro la Sampdoria che difendono bene un po' tutti, però lui comunque è entrato molto bene, portava palla, bravo nell'anticipo. Spero che con la Juve rivedremo il solito Rachmani, quindi 6 e mezzo. Lozano 6, Zielinski 6, Ndombele 6, Raspadori 6, nulla da dire a tutti loro. Spalletti 6 e mezzo. Quello che si doveva fare si è fatto. I 3 punti sono stati portati a casa, i cambi ci stavano. La partita preparata come doveva essere preparata. Quindi ora testa alla Juventus, perché se la Juve vince al Maradona può diventare un serio problema. Io penso che se la Juve dovesse acchiappare la nona vittoria consecutiva e vincere contro di noi, è la prima candidata per lo scudetto. Se invece pareggiamo, ovviamente non succede nulla perché le distanze rimangono quelle. Se invece perdono, potrebbero avere un contraccolpo come lo ebbero l'anno scorso nella partita contro l'Inter, che erano in netto rilancio, persero con l'Inter e da lì crollarono. Quindi battere la Juventus sarà fondamentale perché secondo me l'unica vera competitor del Napoli quest'anno è la Juventus. Se la battiamo, secondo me la facciamo uscire dalla lotta. Il Milan, secondo me, è più gestibile della Juventus. Quindi testa a venerdì e forza Napoli sempre.